Buonasera. Piccolo spin-off di Che rimanga tra noi, abbiamo appena preso la linea da Alessio e Francesca, troviamo qui in studio con ormai Alessio ci auto lanciamo, abbiamo deciso di farlo però perché volevamo a tutti i costi intervistare l'ospite che per fortuna è al telefono, è con noi. E noi lo salutiamo, Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, al collegamento con noi. Buonasera a tutti voi, buonasera, mi sentite? Sì. Forte e chiaro. Renzi, io inizio a gamba tesa perché noi questo pomeriggio parleremo e parliamo di relazioni tossiche. Io allora le chiedo, anche un po' scherzosamente, se lei ritiene di aver mai avuto una relazione tossica, ovviamente in ambito professionale, all'interno del suo partito o con gli altri partiti. Le è mai successo? Con Massimo D'Alema, con tutto il partito della ditta, quella era una relazione stratossica. Tant'è che alla fine fortunatamente ci siamo separati. Ecco, io sono rimasto bene, sulle mie idee e loro si sono tenuti il partito che non vince. Diciamo una relazione non consumata. Ecco. Nel suo caso, Renzi, calavamo il tema relazioni tossiche proprio in maniera scherzosa. Ovviamente sì, ne parleremo in maniera più seria. Andiamo sui temi politici, no? Che sono quelli che adesso ci interessano maggiormente, perché anche noi, a Che rimanga tra noi, ci stiamo dedicando a queste elezioni europee che, Renzi, io glielo dico, a me mi appassionano particolarmente e sono particolarmente d'accordo con lei perché ruotano proprio attorno ai volti, attorno ai personalismi, alle individualità. Questo perché sei un fan del fantacalcio. Sì, vabbè, a me piace quando ci si mette la faccia. Ecco, lei in che modo si è calato in questo spirito elettorale, in questo agone politico? Ma io sono molto contento di fare le cose che gli altri non fanno. Ieri sono andato a Ventotene, l'isola nel quale fu scritto il manifesto di Altiero Spinelli per gli Stati Uniti d'Europa, a festeggiare la festa dell'Europa. Gli altri stavano a discutere, a chiacchierare, io sono andato a Ventotene, ho trovato dei ragazzi, dei giovani. Poi sfortunatamente per come funzionano i media, la notizia l'ha fatta più che mi sono messo a fare due palleggi con un vecchio pallone con i ragazzi che non le cose che ho detto sugli Stati Uniti d'Europa, sul superamento del diritto di veto o su tutto il resto. Ma domani vado all'Associazione Nazionale Magistrati che mi ha sempre contestato, io vado a Palermo a metterci la faccia, a dire perché su molte cose non la penso come loro, ma civilmente, in modo serio, in modo rigoroso, in modo pacato nel dibattito. Faccio le cose che gli altri non fanno, tra le altre, lo dico all'esperto del fantacalcio, io non ho mai visto una squadra di calcio che si accinge a giocare una partita, mette dei convocati e poi non li fa giocare. Questo accade con le liste degli altri partiti. Perché? Perché mettono in lista dei nomi, Giorgia Meloni, Elly Schlein, Antonio Tajani, Carlo Calenda, che comunque non andranno a Bruxelles. Cioè anche se eletti, non ci vanno. A che cosa serve? Serve a mettere su un piedistallo, a avere maggiori consensi per quel partito? Perché poi alle europee non ci andranno, quindi l'Europa non la vedranno. Ci andrà Giorgia, ma al Parlamento europeo ci va un altro. Tu scrivi pure Giorgia, ma non è che lei ti rappresenta. Mm. Perché? Perché è un atto fideistico, è un sondaggio, è una cosa francamente veramente vergognosa, si lasci dire. Però tutto ciò premesso, io le dico, va bene, prendiamoci pure in giro come dobbiamo in questo modo. C'è soltanto una forza politica, gli Stati Uniti d'Europa, che con Emma Bonino, con me e con altri, quelli che si quelli che si candidano vanno davvero a Bruxelles. Mm. È una cosa molto bella. Non mandiamo delle icone a Bruxelles, non mandiamo dei sostituti. Sì. Andiamo noi, e questa è una cosa molto bella, no? Abbiamo iniziato a parlare di Meloni. Io torno indietro di un paio d'anni perché Giorgia Meloni vince le elezioni, lei molto sportivamente, tra l'altro lo è notoriamente sportivo, si complimenta con Meloni e quasi rassicura tutti dicendo tranquilli perché la destra italiana non è una destra fascista. Non è un problema per la democrazia. Esatto, e non sarà un problema il governo della Meloni. Veniamo da qualche settimana, Renzi, un po' turbolenta, tra 25 aprile, antifascismo che fatichiamo a dirlo, non noi evidentemente. No, non noi, soltanto ecco, una. Ma insomma, non lei sarebbe... oggi lo ridirebbe quello che ha detto nel 2022? Sì, lo ridirei, perché il modo per sconfiggere Giorgia Meloni non è gridare al lupo, evocare il fascismo ogni 3x2. Certo, sarebbe molto più bello se Giorgia Meloni riuscisse a dire sono antifascista, un po' come Fonsi non riusciva a dire
scusa, sì, ho sbagliato, sì. Lei non le riesce a dire questo. Però il punto è che se noi facciamo la polemica solo su questo, facciamo il gioco di Giorgia Meloni. Parliamo dei salari e degli stipendi che sono bassi e che lei non ha alzato. Però scusi, parliamo Renzi, delle accise. Soltanto un attimo, che gioco è quello di Giorgia Meloni? È un gioco ideologico. È bravissima a comunicare, ma gli stipendi sono bassi, sì. Ma le accise sono state alzate rispetto al governo Draghi. Ma dov'era la tanto sbandierata flat tax? È rimasta nel cassetto. Giorgia Meloni non ha fatto nessun tipo di riforma, tanto è vero che quando la CGIL, che è estremista di sinistra, sì, prova a fare un referendum, non è che lo fa su una legge della Meloni, perché gna fa, non c'è una legge della Meloni, deve andare a attaccare la mia legge, il Jobs Act, leggi come l'industria 4.0, i diritti civili, le unioni civili, il terzo settore, le leggi che facemmo noi, vanno a contestare le leggi che facemmo noi solo perché la Meloni fa dei tweet meravigliosi, ma leggi zero. Ecco, se vogliamo veramente fare l'opposizione alla Meloni, non serve ogni 3x2 evocare il fascismo. Serve parlare della situazione delle famiglie, della sanità, della situazione della burocrazia, della giustizia che non viene cambiata. Noi parliamo di questo. No, perché mi faceva pensare a una conclusione a cui si è giunti, ma cui è giunto per primo Reporter Senza Frontiere, esatto. Avrà seguito, no, la classifica annuale sulla libertà di stampa, tra ma l'altro soprattutto come ne hanno parlato i giornali. Esatto. No? I giornali, Repubblica ha dedicato 5 pagine al fatto che lo scendere di 5 posti, insomma, in quella che è una classifica, tra l'altro, fosse proprio invece legato ad addurre al governo Meloni. E insomma, ci sarebbe da ragionare, vabbè, su questa cosa, Renzi, sa per quale motivo glielo diciamo? Perché appunto noi abbiamo contato per esempio un 51esimo posto per quanto riguardava il governo Draghi, lei addirittura era al 77esimo quando era al governo per quanto riguarda la libertà di stampa, si è guardi, mai sentito censore? Che queste classifiche, mi ricordo che una volta sulla libertà di stampa noi eravamo dopo un paese sudamericano dittatoriale, sì, che gli dissi: ragazzi, tenetevi la dittatura, perché cioè, ci sono delle classifiche che servono al chiacchiericcio. Ma vede, io trovo la differenza tra quando vado a fare campagna elettorale e tra il pollaio e il chiacchiericcio dei talk e del dibattito pubblico. Noi dovremmo fare una grande discussione su come mai l'Europa oggi non conta più una beata mazza, scusate l'espressione, sì, tanto siamo in radio, possiamo permettercela, sì, e giocano tutte le partite fondamentali degli Stati Uniti, la Cina, la Russia, il Medio Oriente, e noi dormiamo. Io vorrei parlare di questo, non voglio parlare delle discussioni ideologiche che servono alla Meloni e alla Schlein per tenersi reciprocamente in piedi. Le due leader, l'una del Fratelli d'Italia, l'altra del PD, si tengono reciprocamente in piedi parlando di ideologia, di fascismo, di libertà, sì, di stampa, di censura. Mentre parla mi ricorda le parole, poi ovviamente adesso magari lei salterà sulla sedia, non lo so, che ha detto proprio a Che Rimanga Tra Noi qualche giorno fa Marco Rizzo, perché lei ha appena parlato di ideologie e non so se si trova d'accordo con Rizzo, credo di sì, perché forte sostenitore dell'hybrid, no, Rizzo, se, no, non no, in, nel senso che Rizzo ha detto, Rizzo, no, mi faccia spiegare, aspetta, le diciamo per quale motivo. No, no, Marco le Rizzo, spiego. Marco Rizzo ci ha fatto scoprire l'hybrid. L'ibrido politico, perché ha detto non è più il momento delle ideologie, come credo abbia finito di dire lei adesso, sì, è il momento di trovare idee comuni che magari ci accostano pure a personaggi notoriamente distanti da noi, Alemanno per Rizzo. Ecco, lei che ne pensa da questo punto di vista? Non lo so, Forza Italia con i radicali, lei con Bonino, è lo stesso esempio? Sono più importanti le idee, guardate, o le ideologie? Cerchiamo di essere poi chiari. Sì. Guardate, cerchiamo di essere chiari e di non portare a spasso chi ci sta ascoltando. Sì. Qui c'è un tema, si vota per l'Europa. Gli altri mettono sul simbolo non un'idea, mettono sul simbolo un nome, Meloni, Salvini, la Schlein ci ha provato, gli hanno detto di no, Calenda, Tajani si vergogna del suo nome e mette Berlusconi perché gli funziona di più, comprensibilmente è logico, però mettono tutti un cognome, noi mettiamo un'idea, cosa sono gli Stati Uniti d'Europa? L'idea di un futuro, l'idea che per i nostri figli, per la nuova generazione, ci sia un'Europa capace di sognare, di essere attrattiva sull'intelligenza artificiale, di essere forte sulla sostenibilità ma non ideologica, di essere innovativa sull'economia, di fare un grande laboratorio di ricerca sulle start-up.
di essere un continente che fa finalmente ripartire il venture capital. Tutte queste robe qui noi le facciamo con gli Stati Uniti d'Europa. E voi? Io quegli altri cosa fanno? Questa è la cosa è che chiaro, io dico. È chiaro, lei viene definito l'attore protagonista della caduta di tre governi, visto che stiamo parlando no, di anche... uno, ho mandato a casa Conte per portare Draghi e ci godo tanto. Ecco, vedi, ti ha risposto perché... Io le volevo chiedere se si diverte più a costruire o distruggere, pensi? Beh, guardi, lei faccia l'elenco delle cose che ho fatto io, che poi possono piacere o meno, perché molti dicono, ah, a me non mi piace Renzi, quello che si vuole. Guardi l'elenco. Se non c'ero io non c'erano le unioni civili, Industria 4.0, gli 80 euro, la legge sul dopo di noi, la legge sull'autismo, la legge sull'omicidio stradale. Potrei continuare con le leggi più legate al lavoro, Jobs Act, Industria 4.0, decontribuzione, tutto il tema molto complicato della tassa agevolata per chi viene a portare ricchezza in Italia. Io ho dei risultati. Mi piacerebbe essere valutato su quello. Poi certo, c'è stato un momento in cui Salvini in mutande voleva i pieni poteri e io, non amando il genere, che sono il genere dei pieni poteri, ma anche il genere di Salvini in mutande, ho preso e l'ho mandato a casa. Beh sì, certo, insomma, il vero capolavoro è stato mandare a casa Conte poi per portare Draghi. Però queste cose, sì, fanno capire che io sono un professionista della politica. Sì, è vero, lo sono. Bene. Dopodiché, votate chi vi pare, se votate me votate un professionista della politica che ha dei sogni e degli ideali, se invece volete votare una figurina va bene, però vede, se lei domani mattina, faccio le corna, si deve operare, lei cerca un chirurgo bravo, un professionista della medicina. Certo. Se lei deve fare la dichiarazione dei redditi, non è che prende il primo populista dicendo il primo mi faccio la dichiarazione dei redditi, va da un commercialista, da un professionista delle tasse. Se lei deve mandare i suoi figli a scuola, prende un autista non che racconti le barzellette, ma che sappia guidare, giusto? Ecco. Sì. Agli europei, votate uno che sa come si fa, perché altrimenti continueremo a non toccare palla in Europa. Se però vi piace votare le figurine o quelli che non ci vanno, ragazzi, ognuno fa quello che gli pare. Renzi, veramente una battuta telegrafica sul suo Vai. Referendum. L'ultima cosa, c'è un piccolo pentimento nell'averlo posto come l'ha posto, cioè in maniera molto personale? No, non sarebbe cambiato niente, guardi, niente. Questa storia che si è perso il referendum per l'aspetto personale, una barzelletta. Ok. Nello stesso 2016 David Cameron, primo ministro inglese, fece il referendum sulla Brexit, allora fu proprio un errore perché noi eravamo obbligati dalla Costituzione, lui poteva evitarlo, e perso, aveva detto anche se perdo rimango lì, anche se perdo rimango lì. Quando perdi vai a casa, e infatti io sono andato a casa, mi sono dimesso da segretario del PD, mi sono dimesso da presidente del Consiglio. Poi sono stato rieletto e sono tornato. Certo. Ma al di là di quello, il punto vero è che se io non mi fossi, se avessi detto, oh ragazzi, io rimango lo stesso, avrei perso comunque. Questa roba prima o poi qualcuno avrà coraggio di dirla. Dopodiché mi piacerebbe, visto che sono passati 10 anni, che si pensasse al governo prossimo, non al mio governo. Io ci sono affezionatissimo al mio governo, ma ho tanta voglia di futuro. Al passato grazie, al futuro sì. Questo è lo slogan. Assolutamente corretto. Matteo Renzi. Grazie Matteo Renzi. Grazie per essere stato con noi. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Ridiamo la linea allo studio. Tra l'altro stai sudando. No, no, no. Stai sudando. È un effetto ottico. Una A tra poco. D'acqua.